Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, qui oggi per raccontarvi le vostre storie. In tanti ci scrivete a questo indirizzo email che vedete in sovrimpressione la vostra storia, il vostro racconto, come è entrato Padre Pio nella vostra vita. E in tanti ci scrivete anche che la vostra storia non è giunta a questa email. L'occasione giusta oggi, quella di rinviarla nuovamente se non abbiamo avuto modo di rispondervi, appunto perché a volte problemi tecnici come lo spam fanno brutti scherzi. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi la storia di Giuseppe. Giuseppe è un uomo di 44 anni, vive a Venezia, Mestre, ma i suoi legami con la Puglia sono profondi. Avendo trascorso 12 anni della sua vita a Conversano, nel paese natale di suo papà. Nonostante la sua famiglia fosse di origini venete, Giuseppe scopre la figura di Padre Pio all'età di 15 anni, grazie ad un uomo che diventa una sorta di guida spirituale per molti giovani. Questo incontro segna per lui l'inizio di un rapporto speciale con il santo di Pietrelcina. Ora per me Padre Pio è il mio punto di riferimento, mi ha aiutato tanto e continua a farlo. Nel 1999, quando Giuseppe ha solo 19 anni, Padre Pio gli appare in sogno. E proprio il santo Padre Pio gli descrive perfettamente la dinamica di questo incidente, come se volesse prepararlo a ciò che sarebbe accaduto. Il giorno successivo l'incidente si verifica esattamente come Padre Pio gli aveva mostrato in sogno, ma Giuseppe si salva, consapevole che Padre Pio lo aveva avvertito e così protetto. Lo stesso anno, durante una visita proprio qui a San Giovanni Rotondo, alla tomba di Padre Pio, con il suo amico spirituale, avviene un altro episodio straordinario. L'amico di Giuseppe racconta: anche lui un sogno, mi disse che un giorno sarei finito in un letto di ospedale. Questo presagio si realizza poco tempo dopo. Giuseppe viene ricoverato all'ospedale di Mestre, gravi condizioni, colpito da un virus intestinale, cade in coma, si vede dall'alto come se la sua anima avesse lasciato il corpo. Vidi una luce bianca, racconta Giuseppe, e pura, che mi riportò poi sulla terra. Il giorno seguente accadde il miracolo, i dolori scompaiono, la febbre scende improvvisamente, il medico sorpreso gli dice che la sua guarigione è inspiegabile, sei stato miracolato, caro Giuseppe. Secondo il medico la sua malattia avrebbe dovuto portarlo alla morte, ma Giuseppe si riprende completamente, riconoscendo che è stato grazie all'intervento di Padre Pio. Giuseppe sa di dovere molto a Dio, a Gesù, alla Madonna, ma soprattutto a quello che lui definisce il suo angelo custode, Padre Pio.